Ma direi che la fine è la morte del Grande Fratello, no? Del Grande Fratello dei media, dei gruppi di potere, dei grandi finanzieri che comunque vorrebbero che il popolo vada nella direzione che loro indicano. Il popolo non è più un popolo di pecore che vanno senza pensare, ma dimostrano di pensare e di votare. E la grande sorpresa, che per noi non è stata sorpresa, è quella di Trump negli Stati Uniti. Come la vede, come lo giudica? Ha già parlato da presidente. E abbiamo conosciuto un Trump che parla da presidente, un Trump pragmatico, e direi che se mantiene fede a quello che ha detto, ad esempio sul fronte del rompere dello scardinare, direi che va bene. Io muto quello che ha detto Rudolph Giuliani stanotte, ha detto, beh, alla fine si ripresenta la possibilità di avere il sogno americano. Io spero proprio di sì, lo sia per gli Stati Uniti, lo sia per tutti noi. C'è chi ha creato questo parallelismo tra Donald Trump in America e Silvio Berlusconi in Italia. Guardi, che i media si siano concentrati per dare la descrizione del tipo mostro, tenetelo lontano, questo è poco ma sicuro, ma noi leghisti ne sappiamo qualcosa, lo fanno tutti i giorni. Secondo lei la vittoria di Trump condizionerà il voto del 4 dicembre in Italia? No, perché hanno già perso, vincerà il no, semplice. Ma lo dico perché anche chi va a fare la campagna per il sì, vedi che alla fine non è così motivato, perché quando tu vieni qui da noi al nord a raccontare le ragioni del sì e alla fine stringi, stringi, ti rendi conto che stai difendendo una riforma centralista e devi dire ai veneti, guarda che poi la tua sanità verrà seguita da un ufficio romano, non più dalla regione, e il Veneto dice, beh, la regione mi cura bene, i romani ho visto con le scuole che casino fanno. E il ruolo dell'Europa quale sarà secondo lei con una presidenza Trump? Ma Trump, questa elezione mette in discussione il tema dei tecnocrati, dei grandi gruppi di potere. Se l'Europa è l'Europa dei popoli, è un'Europa che ascolta i popoli, non è un'Europa che quando arrivano migliaia di immigrati sulle nostre coste si gira dall'altra parte, non è un'Europa che ha una gestione della Banca Centrale Europea che è diversa da quella della Federal Reserve. Noi arriviamo sempre dopo nelle politiche finanziarie a sostegno dell'euro, dell'Eurozona. Un'Europa che deve premiare i virtuosi e punire chi non lo è.